È stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l'accusa di omicidio il 17enne originario dello Sri Lanka, ma nato a Roma, accusato di aver ucciso una coetanea, poi ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere Prima Valle della capitale. Il fermo dovrà essere convalidato. Il ragazzo è stato interrogato per molte ore in questura. Ad accorgersi della scena sarebbe stato un passante che intorno alle 15 ha allertato il numero di emergenza 112. Ho visto quel ragazzo scendere con un carrello e un bustone nero dei rifiuti, da cui cola del liquido, avrebbe detto agli operatori. Si sente anche un forte odore. Quando gli agenti di polizia, una volta allertati, sono giunti sul posto, hanno trovato alcune macchie di sangue che da un portone di un palazzo conducevano fino al cassonetto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe tentato di gettare tra i rifiuti il cadavere della vittima, senza riuscirci. Nuove perquisizioni dei carabinieri a Firenze nell'ambito delle ricerche della piccola Cata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa dal 10 giugno. I carabinieri si stanno concentrando sui garage di un condominio di via Monteverdi, che confina con l'ex hotel Astor. Presenti anche i carabinieri della scientifica che svolgono i rilievi nei box e anche una vicina cabina dell'Enel. La Smart su cui viaggiava il piccolo Manuel è stata travolta dal SUV al punto da sbandare per 22 metri dopo l'impatto. Sono diversi gli elementi che gli inquirenti stanno valutando per stabilire l'esatta dinamica e la velocità a cui viaggiava il bolide della Lamborghini guidato dallo youtuber Matteo Di Pietro, che nell'incidente del 14 giugno scorso nella capitale ha ucciso un bambino di 5 anni. Sono attesi per i prossimi giorni i primi risultati della consulenza disposta dai magistrati, i quali vogliono inoltre tentare di recuperare tutto il materiale video delle telecamere che erano a bordo dell'auto e sui telefonini utilizzati per registrare i filmati social dei The Borderline. Il GIP di Roma intanto ha disposto i domiciliari per il ventenne accusato di omicidio stradale aggravato. Sto bene e mi sta ascoltando la polizia, non è stato un film. Sono queste le parole di Panfilo Colonico, chef sulmonese di 49 anni, rilasciato in Ecuador dopo circa una settimana di sequestro. A confermare la notizia è stato lo stesso Colonico, mettendosi in contatto prima con la polizia e poi con alcuni amici di Sulmona, in provincia dell'Aquila, la sua città. Barba lunga, canotta nera e bermuda. Con il viso provato ma sorridente, lo chef è apparso in condizioni pressoché buone, anche se visibilmente sconvolto. I rapitori lo avrebbero lasciato a un casello. La polizia sta cercando di ricostruire tutti i particolari della vicenda e sta ascoltando lo chef. Non è chiaro al momento se è stato pagato un riscatto. Ieri erano stati arrestati due dei cinque presunti autori del sequestro. Meno tasse sulle tredicesime per i dipendenti. La possibilità di rateizzare tutti gli acconti e i saldi dell'IRPEF. La Commissione Finanze della Camera ha completato l'esame della delega fiscale e voterà la prossima settimana il mandato al relatore per l'invio del testo in aula. Viene invece cancellata la norma sulla flat tax incrementale per i lavoratori dipendenti attraverso un subemendamento che invece introduce alleggerimenti sui premi di produttività. La norma sugli acconti IRPEF riguarda i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali. Sarà possibile, è scritto nell'emendamento, introdurre una rateizzazione degli acconti e dei saldi dell'IRPEF, ma anche prevedere una progressiva ed eventuale riduzione della ritenuta d'acconto. Di fatto sarà possibile anche rateizzare l'acconto di fine anno e il saldo dell'IRPEF, che invece ora non è consentito. Tra gli emendamenti approvati anche quello sul superbonus per le auto diesel di potente cilindrata, che chiede di valutarne l'eventuale progressivo superamento, ma senza maggiori oneri per i conti pubblici. Dare più valore al voto in condotta, sostituire le sospensioni con attività di cittadinanza solidale e lavori socialmente utili, prevedere più tempo a scuola. Contro il bullismo e le violenze che sempre più spesso si verificano tra i banchi, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara intende intervenire con un pacchetto di provvedimenti. Per questo ha riunito il tavolo composto da esperti di varia estrazione dedicato al tema del bullismo, ricordando la vicenda di Rovigo nel novembre scorso, che ha visto il suo diretto intervento per ripristinare l'adeguata osservanza delle disposizioni normative, dopo che un gruppo di ragazzi aveva sparato pallini di gomma ad una docente durante la lezione, ricevendo a fine anno scolastico voti in condotta troppo alti.